so che abbiamo sbagliato tutto, abbiamo sbagliato la partita più importante perché ci lasciava punti pari con il Perugia e ci avvicinavamo al Frosinone. È stata una partita strana che noi, credo che tutti, non si salva nessuno, ha giocato bene. Abbiamo sbagliato in tutti i reparti e abbiamo fatto una brutta figura. Abbiamo parlato già fra di noi, che non può capitare più quelle cose perché abbiamo fatto una brutta figura. Adesso abbiamo dimenticato quella partita perché non c'è niente da salvare e già stiamo pensando alla prossima, perché noi continueremo a lottare fino alla fine, però partita dopo partita. Sicuramente abbiamo sbagliato l'atteggiamento, perché può darsi che inconsciamente abbiamo pensato che questa partita la vincevamo facile e non è stato così. C'è molto, molto rammarico perché abbiamo sbagliato tutti, perché sì, sbagliano 2 o 3 e quella partita la vinciamo, perché delle occasioni abbiamo creato giocando male e l'abbiamo sbagliato. Però abbiamo sbagliato tutti quelli che abbiamo giocato, penso. Allora, l'approccio alla partita è stato male e c'è molto rammarico fra di noi. Può darsi che un pochettino abbiamo calato fisicamente, perché penso che è normale dopo non lo so quante partite a fare un ritmo intenso, e credo che è normale, però stiamo lavorando per migliorare quella condizione, che le ultime partite sicuramente si è visto che il secondo tempo ci difendevamo più che si attaccavano. Sono 3-4 partite che io non sono contento, cioè, ho parlato con il mister che sbaglio le cose facili e le sto sbagliando, però non devo mollare niente, io sono sempre a disposizione del mister. E niente, continuo a lavorare. Sicuramente non sono contento con me stesso. Sicuramente diventa molto più difficile. C'era difficile prima, diventa molto difficile adesso, però noi dobbiamo abituarci a vincere. Vogliamo vincere domenica, dopo l'altra domenica, dopo l'altra domenica. Così se si inculca una mentalità vincitora, si dice. Vincente. L'anno scorso siamo arrivati alla fine che per me eravamo abbastanza cotti fisicamente, e allora non riuscivamo a fare le partite. Correvamo 10-15 minuti, eravamo un po' cotti perché siamo arrivati male. Questo è che è lo diverso. Quest'anno fisicamente stiamo bene. Sicuramente queste 2 o 3 partite è calato, però rimane tanto per affrontare queste 6 partite, e se dobbiamo giocare il playoff e fare una bella preparazione atletica per arrivare bene per giocare il playoff. Contro l'Ascoli abbiamo fatto fatica, contro il Gubbio abbiamo fatto fatica, nessuno ti regala niente. Se tu vai e sbagli l'approccio come abbiamo sbagliato l'altro giorno, fai fatica a vincere. Nessuno regalerà niente e penso che fino alla fine del campionato non c'è scritto niente. Il messaggio che le posso dare è che qua c'è un gruppo che ha fame, che non abbiamo fatto niente e che vogliamo vincere insieme a loro. Che c'è un gruppo bellissimo, uno staff tecnico buono, la società che sta dietro a noi, che tutti insieme possiamo arrivare a fare. Andare in B, che quello è l'obiettivo di tutti.